Giovani poco informati e notizie di scarsa qualità sono gli aspetti da combattere per i mezzi di comunicazione locale. TV, radio e giornali sono chiamati ad un ruolo tutt'altro che marginale e di educazione. Sestri Levante vara il consuntivo 2018 con una riduzione della spesa ed il calo dei mutui, ma per l'opposizione non è abbastanza. Botta e risposta in consiglio comunale. Esplosione di gioia al centro Benedetto Acquarone di Chiavari per la festa di Pasqua organizzata dall'Associazione dei Familiari del Centro Disabili. Ospite d'onore il Vescovo Alberto Tanasini. Gli spettacoli e gli incontri in Piazza Fenice e nel Giardino dei Lettori hanno arricchito la 159esima mostra del Tiguglio. Alla Kermesse Chiavarese, dedicata alla puntata di questa sera di Si può dare di più. Calcio, storica promozione per il Rupinaro Sport in seconda categoria. La squadra, nata 5 anni fa in parrocchia, ha vinto il campionato battendo lo United Merello da Neri di Caperana. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Giovani poco informati e notizie di scarsa qualità sono gli aspetti da combattere per l'informazione locale, alle prese con la moderna e spesso superficiale comunicazione social. Così TV, radio e giornali del Tiguglio sono chiamati a garantire un ruolo tutt'altro che marginale rispetto alla crisi del settore. Se ne è parlato all'inaugurazione della mostra dedicata ai primi 60 anni di vita della redazione di Chiavari del secolo XIX. Anche Telepace ha affrontato questo tema in diretta TV. La sintesi nel servizio. Difendere la qualità e attirare i giovani sono le sfide dell'informazione locale che guarda al futuro mentre celebra i ricordi. La redazione levantina del secolo XIX compie 60 anni, Radio Aldebaran 40. Nonostante il calo di vendite, ascolti e pubblicità, oggi più che mai notizie di qualità sono necessarie e possono fare la differenza rispetto a quanto si trova sui social. L'approfondimento deve poter contrastare l'informazione di superficie. Chi fa giornalista comunque non può prendere una informazione e buttarla sui social così per vedere che effetto che fa. Dobbiamo sempre controllarla, accertare, fare una verifica, fare una seconda, e questo è però quello che fa la differenza con l'informazione vera. I giovani purtroppo leggono poco, smanettano sui cellulari, si fermano ai titoli, sanno tanto di ciò che succede nel mondo, ma non di quello che avviene nel loro comune, magari fatti decisivi per il proprio futuro. Il nodo centrale è come fare a raggiungere il pubblico giovanile. Questa è la sfida vera dell'informazione, perché, come dicevo prima, i ragazzi leggono pochissimo sul cartaceo e poco in generale per quello che riguarda l'informazione. Però io credo che la domanda di informazione non potrà calare in futuro, perché noi abbiamo comunque bisogno di essere informati per sapere, per capire, per interpretare la realtà che ci circonda. Per dare una svolta occorre forse tornare ad un'educazione di base. Quanta gente dice: vediamo cosa è successo e cosa apre Facebook, e va a girare su Facebook dove ritrova i ceti. Ecco, e a volte trova i ceti proprio di basso livello anche, no? Però questo magari ti satura l'attenzione, poi non hai più il desiderio di approfondire. Allora qua credo che sia un aspetto dell'educazione della persona, no? Quella di dire: usa bene il tuo tempo. A scuola abbiamo fatto quest'anno un progetto, un PON, che si chiama Radio Days. Noi abbiamo proposto la radio e la televisione in 15 incontri con i ragazzi, e ho visto veramente una grandissima voglia e una grandissima attenzione verso i due mezzi. Quindi questo mi ha fatto riflettere sul fatto che, se noi passiamo attraverso questo, potremmo iniziare una fase di rieducazione alla lettura, alla fruizione del mezzo radiofonico, alla fruizione del mezzo televisivo, perché abbiamo dei ragazzi bravissimi. Botta e risposta in Consiglio Comunale a Sestri Levante sui conti pubblici. Ieri sera in Consiglio Comunale è stato approvato il conto consuntivo 2018, che vede una riduzione della spesa, il mantenimento dell'imposizione fiscale ai livelli precedenti e una riduzione del livello di indebitamento. Ma per l'opposizione, che ha votato contro, non è abbastanza. Il Consiglio Comunale di Sestri Levante ha approvato il conto consuntivo per il 2018 con i 10 sì della maggioranza, il voto contrario dei 5 consiglieri di opposizione Conti, Stagnaro, Benedetti, Armanino e Smeraldi e l'astensione di Sturla del Movimento 5 Stelle. Le entrate accertate sono state pari a 30.354.000 euro, di cui circa la metà da tributi. Non ci sono stati aumenti di imposte e tariffe, mentre la lotta all'evasione fiscale ha fatto registrare il recupero di 600.000 euro. L'avanzo finale è di circa 2.800.000 euro.
Le voci più significative della spesa corrente si riferiscono all'acquisizione di beni e servizi con il 54%, al personale con il 27%, ai trasferimenti correnti per il 10%, a imposte e tasse a carico del comune per il 3%, mentre gli interessi passivi sui mutui incidono per il 2,5%. A questo proposito, l'amministrazione comunale sottolinea il calo dell'indice di indebitamento, che è sceso negli ultimi 5 anni di oltre 2 milioni di euro. Il taglio della spesa corrente è confermato dalla riduzione dei costi del personale, che si assesta a 5 milioni e 700 mila euro, in calo rispetto ai 6 milioni e 700 mila euro di media del triennio 2011-2013. Ma su questi due punti si sono concentrate le critiche dell'opposizione. Per Marco Conti, di Riprenditi Sestri, Sestri Popolare, ci sono 3 criticità. La prima è la rigidità dell'ammontare della spesa corrente, che si assesta sempre sopra i 20 milioni di euro. Per Conti in particolare, il calo delle spese di personale dovuto ai pensionamenti naturali non rimpiazzati da nuove assunzioni. La seconda è l'elevato indebitamento, in calo sì, ma comunque alto. E la terza, sottolineata anche dai revisori dei conti, è il mancato incasso delle previsioni di entrate dalle sanzioni amministrative per il codice della strada, stimate in circa 1 milione di euro. Di questi il Comune incassa solo la metà. La sindaca Valentina Ghio e l'assessore al bilancio Pietro Gianelli sottolineano la tempestività dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, al di sotto dei 50 giorni, e la solidità dei bilanci delle partecipate, in particolare Stella Polare per i servizi alla persona e Mediterraneo Servizi per la promozione della città. I bilanci delle due società chiuderanno in attivo, il che però per l'opposizione non significa automaticamente risparmio sui servizi esternalizzati. Infine, secondo l'amministrazione comunale, va sottolineato il mantenimento dell'imposizione fiscale ai livelli dell'anno precedente grazie alla riduzione della spesa e alla razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse. Il problema della stabilità della strada provinciale 227 di Portofino non è legato al peso degli autobus. La conferma arriva sia dall'azienda ATP che dalla città metropolitana, dopo la riapertura della strada a seguito del cedimento che, lo ricorderete, si è registrato domenica. Attualmente sulla linea fra Santa Margherita e Portofino sono utilizzati 6 mezzi, 4 in servizio e 2 di riserva, della lunghezza di 9,70 m e della massa di 9 tonnellate. La capacità di carico di 58 passeggeri. Utilizzare mezzi più piccoli, ha spiegato il direttore di ATP Esercizio Roberto Rolandelli, significherebbe lasciare a terra molti turisti e fare un servizio inadeguato. Il tema è emerso in questi giorni relativamente ai potenziali rischi che i mezzi ATP attualmente in servizio rappresenterebbero per la tenuta della strada. Ma anche Città Metropolitana fuga ogni dubbio in materia di sicurezza. L'infrastruttura, ha spiegato il consigliere incaricato alla viabilità Franco Senarega, ha di gran lunga la capacità di sopportare mezzi di 9 tonnellate e anche più. Non esiste un problema di resistenza, semmai si possono analizzare le questioni legate al raggio di curvatura, alle sagome e all'ingombro dei mezzi stessi. Intanto, per domani 1 maggio, ATP Esercizio garantirà il collegamento dei bus turistici sulla tratta tra Rapallo e Portofino via Santa Margherita, con una linea dedicata con partenza dal casello autostradale di Rapallo e arrivo a Portofino. Sono iniziati i lavori nella nuova marina di Chiavari gestita da Tiguglio Shipping. Gli interventi per la riqualificazione sono necessari per migliorare l'efficienza del porticciolo. Verrà installata la nuova segnaletica, saranno abbattute le barriere architettoniche e verranno piantumate nuove essenze vegetali. In questi giorni sono state messe a dimora decine di piante tipiche delle aree mediterranee, particolarmente resistenti al salino e agli agenti atmosferici. Secondo quanto riferito dai gestori, Calata Ovest, la nuova marina del porto di Chiavari, è stata scelta da numerosi ospiti quale sistemazione per il prossimo Festival della Vela, che si svolgerà a Santa Margherita Ligure dal 2 al 5 maggio. Al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari per il secondo anno si è tenuta la festa di Pasqua organizzata dall'Associazione Familiari del Centro Disabili. Quest'anno ospite d'onore è stato il Vescovo Alberto Tanasini. Numero 90-90, Centerno, bravissima, bravissima. È
secondo anno che organizziamo questa festa di Pasqua, perché naturalmente i ragazzi chiedono sempre una festa, ogni evento particolare. Poi la Pasqua ci sembra proprio una festa veramente bella, importante, cristianamente è la più importante che ci sia, e è giusto condividerla con tutti i ragazzi. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere qualcosa, avevamo il desiderio di avere la presenza del Vescovo, abbiamo mandato l'invito, lui ha accettato, ne siamo felicissimi e abbiamo visto proprio un'esplosione nei ragazzi di gioia, di felicità, proprio gli brillano gli occhi. E questo è quello che lo scopo un po' della nostra associazione, cercare di migliorare sempre di più, dare qualità alla vita dei nostri ragazzi che sono al centro, che vivono giornalmente al centro o che lo frequentano tutti i giorni. Ho desiderato venire proprio perché, come ha detto Giuliana, vi vogliamo bene ragazzi e vogliamo che voi sentiate che vi vogliamo bene a tutti. Sono venuto anche per ringraziare gli animatori e le famiglie che hanno organizzato questo incontro. Dal momento che questa è una festa di Pasqua, ci auguriamo ancora buona Pasqua. Esatto. Che questa festa continui, non soltanto oggi, ma ogni giorno, perché oggi noi diciamo che vi vogliamo bene, ma non soltanto oggi, vogliamo bene ogni giorno. I ragazzi l'hanno accolto con tanto affetto, noi con tanto amore e con tanta gioia, ma gioia vera, intima, dentro. E anche con soddisfazione, perché quando il rappresentante della Chiesa viene a trovare i ragazzi che sono, come dire, sono sempre pronti e aperti alle emozioni, soprattutto spirituali, perché frequentano la messa, frequentano ogni cosa con la loro purezza, vedere che c'è il Vescovo qui è il coronamento di questa cosa bellissima. Un invito speciale per le ex allieve e gli ex allievi del Villaggio del Ragazzo. Venerdì prossimo, 3 maggio, al centro di San Salvatore di Cogorno verrà commemorato il 47esimo anniversario della scomparsa della signorina Dina Mastini, tra le primissime collaboratrici di Donnando. Alle 19 la celebrazione della messa, a cui seguirà la cena insieme, per partecipare alla quale è necessario prenotare al numero 0185 37 52 30. Non si spegne l'eco del successo ottenuto dalla 159esima mostra del Tiguglio. Per 4 giorni la città di Chiavari è stata riscoperta come centro di iniziative culturali e di intrattenimento che hanno riscontrato l'apprezzamento del pubblico. Tra gli eventi andati in scena sul palco allestito in Piazza Fenice c'è stato il folcloristico concerto della banda Osiris. Vediamo com'è andata. Solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo K.O. È stata una bellissima sorpresa, dicono che i liguri sono un po' distaccati, un po', invece è una meraviglia, bello, siamo stati bene. Non vi fermate un secondo tra un pezzetto e l'altro. È l'unica possibilità che abbiamo, anche perché spesso si fanno spettacoli nelle piazze e allora la tensione va tenuta sempre, sempre super viva. Veniamo dalla strada, abituati a suonare in strada, quindi se non tieni l'attenzione viva la gente se ne va. L'idea di questa formazione, di questa banda, come parte? Ma parte nel 1980 e facevamo veramente parte della banda di Vercelli, perché siamo di là, e abbiamo cominciato suonando musica da banda. Eravamo convinti di suonare musica seria e la prima volta che ci siamo esibiti il pubblico ha cominciato a ridere. E lì abbiamo capito che le nostre capacità musicali forse non erano a una grandissima altezza e allora abbiamo cominciato a fare di vizio virtù e abbiamo incominciato a giocare, a scherzare con la musica, e questa è stata la nostra fortuna. Vi siete inventati tutto questo spettacolo? Da 40 anni che non sappiamo cosa fare nella vita, allora solitamente giriamo per il mondo facendo della musica e ci abbiamo unito le cose che ci divertono molto, che sono i giochi di parole, ironizzare su tutto ciò che è concernente l'aspetto musicale. Mi sembra una caratteristica che è riuscita a far ridere ed essendo con parole pulite.
che non è facile oggi. Questa è sempre stata la nostra prerogativa, abbiamo sempre il nostro umorismo al di là del sesso, che solitamente si usa molto anche il sesso, no, per far ridere, e quindi anche le parolacce, e della politica. Noi solitamente parliamo anche pochissimo di politica, la facciamo facendo questo tipo di spettacoli politica, ma non ne parliamo. Bene, complimenti e un saluto da tutta Chiavel. Grazie, pubblico fantastico, ci siamo divertiti molto questa sera e auguri a te le pace. Ciao. Ricordiamo che alla 159esima mostra del Tigullio sarà dedicata la puntata di questa sera della nostra rubrica Si può dare di più, in onda alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Scade domani il bando di concorso per la 15esima edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure. Il festival si svolgerà dal 5 al 7 luglio e ospiterà incontri, presentazioni, live e un tributo a Fabrizio De André. Il concorso è riservato a singoli o band che compongono le proprie canzoni. Fra tutti gli iscritti, una commissione selezionerà 10 artisti che si esibiranno nella finale del 6 luglio di fronte ad una giuria qualificata. L'iscrizione è gratuita e la domanda va effettuata esclusivamente online tramite il sito premiobindi.com. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il concorso pianistico nazionale Bach Città di Sestri Levante, organizzato dal Comune, dall'Associazione Musicale Ars Antiqua e da Mediaterraneo. L'iniziativa giunge alla 34esima edizione. L'inizio è programmato per giovedì 2 maggio. Per 4 giorni la giuria del concorso ascolterà i concorrenti nelle varie categorie. La conclusione domenica 5 maggio alle 16.30 con il concerto dei vincitori e la cerimonia di premiazione. Il concorso è dedicato a giovani e giovanissimi pianisti ed è articolato in 2 sezioni, solisti e pianoforte a 4 mani, e in 12 categorie secondo l'età dei concorrenti. È prevista l'assegnazione di borse di studio ai vincitori di tutte le categorie e il premio Città di Sestri Levante per il vincitore assoluto del concorso. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola, ma la solidarietà non accetta ricatti. Dopo la stretta dell'esecutivo e le denunce di Avvenire, ecco la risposta del terzo settore. ACLI e Caritas dicono è gravissimo l'attacco alla sussidiarietà pur scritta nella Costituzione. Vedremo nelle pagine interne. A Roma 147 profughi soccorsi in Libia grazie ad un corridoio umanitario statale. Terrorismo, uccisi pastore luterano e altri 5, video del leader del Daesh colpito una chiesa in Burkina Faso, torna invece al Baghdad e minaccia l'Occidente. Il voto spagnolo rincuora l'Europa, non ce l'hanno fatta i sovranisti, mentre i socialisti tentano un monocolore, Vox, una forza di ultradestra, è al 10%. Politica, governo, comunali, Siria, autonomia, ancora tante spine per l'esecutivo italiano. E poi stupro, avvertimento, bufera su Casa Pound, 2 arresti a Viterbo, dichiarazione dei redditi, come compilare il 7.30, ecco le opere dell'8 per 1000 in un servizio di oggi di Avvenire. Ma ritorniamo a parlare della società civile che sfida il governo. Rossini delle ACLI, solo da Conte ci sono state aperture, ora vengano a vedere come lavorano i nostri patronati. Marsico della Caritas, se necessaria una strategia di lungo termine per vincere il rancore e l'insicurezza, quindi l'offensiva del terzo settore. Andiamo invece adesso al Secolo XIX, che titola tra i 5 Stelle e il PD un dialogo a ostacoli, Zingaretti e Di Maio frenano, dalla base del movimento disponibilità a discutere su alcuni temi, ma il vice premier dice le proposte sono per la Lega. Boschi no ad accordi appunto tra il PD e i 5 Stelle, e il commento di Federico Geremica al bivio delle alleanze per il Partito Democratico. E poi abbiamo anche visto sulla prima pagina di Avvenire il caso a Viterbo, vienici a una festa, arrestati per stupro 2 militanti di Casa Pound, uno di 19 e l'altro di 21 anni. Spagna, Sanchez ci riprova da solo, la sinistra europea riprende lo slancio dopo l'esito del voto e l'ISIS, il ritorno del califfo, guerra contro i crociati al Baghdadi non si vedeva dal 2014. Molta gente immortalata nelle vie di Vernazza e il titolo è questo, 5 Terre, l'assalto spaventa, aiutateci a gestire i turisti, si parla nuovamente della possibilità di un numero chiuso. E poi riparata la voragine, la 227 aperta dopo 24 ore, vediamo
siamo nel Levante appunto, Portofino rivede la luce, l'incubo dell'isolamento è finito dopo un giorno, rientrati nel borgo sul bus i bimbi che erano andati a scuola santa con il battello. Arrivano i turisti per il 1° maggio, il sindaco Via Cava ce l'abbiamo fatta anche stavolta. E ancora dal secolo XIX, bilancio di Sestri Levante, braccio di ferro in consiglio, dopo un paio d'ore il consuntivo 2018 è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario dell'opposizione, un minuto di silenzio per le vittime degli attacchi terroristici in Sri Lanka. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, oggi per noi c'è Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti, una breve di cronaca. Aveva urtato un altro mezzo mentre guidava la sua macchina sulla strada verso Montallegro a Rapallo. Gli accertamenti hanno evidenziato che il responsabile dell'incidente, un impiegato genovese di 27 anni, al momento dello scontro era al volante in stato di ebbrezza. Pertanto i carabinieri di Santa Margherita Ligure lo hanno denunciato, la patente gli è stata ritirata. È tutto, a te Emanuela. Grazie, siamo allo sport, il calcio, il Rupinaro Sport, vincendo lo spareggio con lo United Merello per 3-1, si è aggiudicato la vittoria del campionato, compiendo il salto in seconda categoria. Un risultato maturato giornata dopo giornata e inseguito sino all'ultima partita disputata al Daneri di Caperana davanti al pubblico delle grandi occasioni. Complimenti, mister. Grazie. Ma i complimenti li devo fare ai ragazzi. Sono stati favolosi tutto l'anno e oggi hanno dimostrato che siamo la squadra più forte, più unita di tutte quante. Non c'è più voce, dispiace. Oggi è una bella partita per voi. Bellissima, contro una bravissima squadra che meritava quanto noi. Faccio complimenti al Merello, tutto Merello, perché si sono arrivati a questo punto anche in mente loro. Viva la sportività. Sì, sì, viva la sportività. Peccato, è andata così. Sicuramente nell'arco dell'anno probabilmente hanno meritato più loro. Noi siamo giovani, dobbiamo crescere, è già buono essere qua oggi. Se un mese e mezzo fa ci chiedevano oggi dove eravamo, probabilmente no, pensavamo di essere ancora a fare i playoff, invece siamo qua, bene così. Il complessivo dell'anno è stato, ce la siamo sudata, ce la siamo andati a guadagnare, e ci godiamo comunque la vittoria di un campionato, diamo atto a loro che non hanno mai mollato, sono sempre stati lì, e a noi che gli abbiamo dato filo da torcere fino all'ultima giornata, fino a oggi. Capitano, abbiamo alzato la coppa. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo complicati la vita l'ultima giornata di campionato per col Marina Giulia, però è stato più bello vincerla oggi, in questo modo. Avete dato più spettacolo. Via. Esatto, c'era anche un bel pubblico, quindi meglio così. Che effetto fa avere una coppa così in mano? Ma sicuramente è un bellissimo effetto, cioè noi siamo nati 5 anni fa e diciamo che raggiungere questo obiettivo era impensabile all'inizio. Abbiamo lavorato, e siamo cresciuti come società e passo dopo passo abbiamo raggiunto questo grande traguardo tutti insieme. Qua i festeggiamenti continuano. Ma assolutamente sì, è giusto festeggiare perché abbiamo faticato un anno intero, ma abbiamo alla fine siamo stati premiati anche per i nostri sforzi, perché comunque al campo eravamo sempre tutti presenti, sia anche venerdì che con la grandi eravamo tutti presenti, quindi è un giusto premio e ora è giusto festeggiare. Una notizia di servizio per le famiglie di Rapallo: da lunedì 6 maggio a venerdì 24 maggio è possibile presentare domanda di iscrizione al nido d'infanzia comunale di Rapallo per un mondo UNICEF, che per venire incontro alle esigenze delle famiglie ha prolungato il suo orario dalle 7.30 fino alle 18, senza maggiorazione della retta. Questa misura si aggiunge alla possibilità di fruire del servizio part-time pomeridiano o mattutino con riduzione della retta, che comunque viene calcolata in base al reddito ISEE. L'Open Day si terrà martedì 7 maggio dalle 9 alle 11. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare allo 0185 26 33 39. Terminiamo così questa edizione di Tiguli Oggi. La prossima andrà in onda alle 19.15. Vi ricordo che trovate le notizie sempre aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.